Salve, mi trovo su Windows 10 e vorrei farvi vedere una piccola cosa per informazione per chi ha bisogno di sapere magari dove si trovano gli sfondi, questo che vedete qua, insomma tutti gli sfondi di Windows 10, quindi la cartella in cui si trovano questi sfondi. Chi è avvezzo ad usare Linux sa benissimo che può andare nel file system e trovare tranquillamente la cartella wallpaper e quindi prelevare da quel punto i vari sfondi per magari conservarli o ad utilizzarli con un altro OS, quindi un altro sistema operativo, quindi conservare una cartella a parte e utilizzarla per un altro sistema operativo che non ha magari dei wallpaper che sono magari gradevoli da impostare. Vi faccio vedere la cartella in cui dove potete trovare appunto i wallpaper Windows, che Windows è abbastanza diverso da Linux in questo senso, non solo in questo senso, insomma, comunque è una particolarità su Linux: se non date la password superutente, non riuscite a modificare niente. Mentre Windows non si smentisce perché Windows non si smentisce appunto perché potete andare nelle cartelle di sistema tranquillamente e cambiare tutto. Cancellare cartelle del sistema e quindi fare dei danni. Questo evidenzia la vulnerabilità di Windows. Per carità, Windows 10 è un gran bel sistema operativo perché ogni tanto lo utilizzo perché ho la partizione con Windows 10, lo faccio aggiornare. Devo ammettere che è stato fatto bene. È all'altezza dei migliori sistemi operativi Linux e in certe cose anche superiore. Ma quella superiorità è dovuta al fatto di avere il monopolio dei driver, quindi ci sono dei programmi che girano meglio appunto perché i driver proprietari sono diciamo funzionano solo con Windows 10, nel senso che si installano facilmente. Perché volendo si possono anche utilizzare con Linux, ma Linux ha gli open driver open e quindi si utilizzano nella maggior parte dei casi quelli. Ovviamente i driver proprietari sono la migliore soluzione. Windows 10, io mi dilungo un poco, spiego un po' la cosa. Windows 10, per farvi un esempio, nel mio computer spreca tante risorse, la CPU lavora di più, però devo ammettere che con i driver proprietari tutto questo si sente di meno, cioè la pesantezza del sistema operativo si sente di meno perché non surriscalda la CPU, anche se utilizza una memoria di base di 1 GB e 2 su 2 GB che ho io nel mio computer che è vecchiotto, devo dire che devo dire che riesce a competere con ambienti grafici Linux che sono minimali e quindi stanno bene nel mio computer. Chiudiamo questa parentesi. Vi parlavo della vulnerabilità di Windows in generale. Pensavo che risolvevano magari questo su Windows 10. Comunque, andiamo sulla cartella C, che è quella del sistema. Quindi andate su questo PC, poi cartella C. Andiamo su Windows, cartella Windows, e poi dobbiamo andare su web. La cosa che vi viene in mente per ultima, cioè andare a cercare una cartella che si chiama web,
E in quella cartella web, che sarebbe questa, vediamo se riesco a visualizzare le icone più grandi. Dunque, elenco, icone piccole, icone grandi, penso non si capisce niente, lasciamo le cose com'è. Dunque, andiamo su, dicevo, la cartella web, se la ritrovo. Andiamo a vedere, ecco, la cartella web. E cosa strana, su questa cartella web, cioè non c'è scritto wallpaper, su questa cartella trovate, cliccando, quindi aprendola, senza, non sto utilizzando nessuna password, no? Io sto navigando tranquillamente nel file system, posso fare dei danni. Ovviamente mi sono loggato inizialmente sul sistema operativo, però queste operazioni non si dovrebbero poter fare essendo un super utente, non, diciamo, un super utente già loggato, questo è vero. Ma su Linux, se vi loggate già inizialmente e poi andate nel file system, non potete modificare niente, dovete ripetere la password oppure andare, non dico ripetere la password, almeno andare sul terminale e quindi digitare dei comandi per poter modificare qualcosa sul file system. Qua non si fa, qua direttamente modificate tutto. Allora, all'interno della cartella web che vi indico in questo modo, trovate wallpaper, andate su wallpaper e qua trovate tre cartelle. Ci sono queste wallpaper che riguardano i fiori. Poi c'è l'immagine principale di Windows 10 e poi su questa cartella trovate altre immagini. Quindi praticamente tutti i wallpaper di Windows 10 li trovate, io vado a ritroso, li trovate su, prima andate su questo PC, Windows 10C, quindi la partizione di Windows, e poi la cartella Windows, poi c'è la sottocartella web. E da web andate a trovare i wallpaper e ripeto, senza nessuna password, senza loggare, senza fare niente, senza usare terminale, perché qua ovviamente è tutto un'altra cosa. Potete tranquillamente cancellare, spostare, copiare e tagliare tutto quello che volete, cosa che è impossibile da fare con Linux, perché dovete rifare un po' tutto, riloggarvi, scusate, usare il terminale per sbloccare il file system, cosa che qua non si può, cioè qua si fa tranquillamente quello che si vuole. Quindi rovinare il sistema operativo, anche un intruso può fare quello che vuole. Questa è la falla principale di tutti i sistemi operativi Windows. Potete fare esattamente quello che facevate con XP con Windows 10. Quindi andate, se volete prelevare i wallpaper, cioè fate diciamo, questo percorso e potete tagliare, incollare, copiare, eliminare, potete fare qualsiasi cosa. Chi vuole conservare i wallpaper, magari utilizzarli su Linux, che so, oppure per altre soluzioni. Fate questo percorso nel file system di Windows 10 e vi prendete i wallpaper, quello originale, invece di andarli a cercare su internet, che magari sono un po' remixati, li trovate appunto sul sistema operativo. Finisco qua questo video, mi sono addentrato su Windows. Ripeto, Windows 10 non posso tenere. Sì, è un po' gonfiato come sistema operativo, tutte queste app secondo me sono inutili su un PC. Ecco. Se, dice, ma si può anche modificare, dipende se magari si usa sul tablet, si configura. Poi c'è l'automatismo di portarlo versione tablet e così via. Niente. Ho sempre criticato Windows, ovviamente, che sono linuxiano, però
Devo dire che questa volta hanno fatto un buon lavoro, anche se è troppo gonfiato l'applicazione, il sistema operativo. Magari evitare tutte queste applicazioni perché ovviamente le ISO poi diventano pesantissime e appesantiscono anche un po' il computer. Comunque, con i driver proprietari si risolve un po' il problema. Mi sono dilungato perché ovviamente fare un video solo su wallpaper ci stavo, cioè, dicevo i wallpaper dove si trovano, finivo là il video, però alla fine voglio un po' dialogare con chi vede il filmato, fare dare la mia opinione, insomma, fare delle osservazioni a che sono all'interno di questo sistema operativo, insomma, ne parliamo insieme, insomma. Questo qua. Chiudo qua. Salvatore Cottone con la bronchite cronica vi saluta. A un prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate del Windows 10 magari nei commenti. Senza polemizzare, senza dire brutte parole, perché di solito trovo sempre quello che rovina un po' tutto. Che nel web si trova di tutto, ma siccome i miei iscritti sono tutte persone educate, io penso che ci sarà, diciamo, ci saranno delle opinioni fatte seriamente, senza approfittare della tastiera per scrivere delle cose che non sono, che non fanno parte dell'educazione di ognuno di noi. Un saluto a tutti da Salvo. Ciao ciao.